recapito? Un verbale per oltraggio al pudore mancato, quello per l'attrice animalista Loredana Cannata, che si è mostrata a seno nudo per il lancio di Vegan Beauty, la nuova campagna di animalisti italiani Ollus, che si propone di diffondere e facilitare la cultura vegana. Dedicato alla memoria dell'astrofisica Margherita Hack, scomparsa recentemente, il progetto, accompagnato dalle parole di Leonardo da Vinci, non mangio niente che abbia un cuore, e da un poster che ritrae l'attrice tra le verdure, prevede corsi di cucina vegana, incontri con esperti nutrizionisti e una raccolta firme indirizzata all'ANCI per chiedere che si garantisca l'opzione vegana o vegetariana in tutte le scuole e mense pubbliche del nostro paese. Questa scelta alimentare e di vita è un quotidiano rivoluzionario atto d'amore che spinge verso un mondo diverso, ha sottolineato l'attrice siciliana. Essere vegani è un atto rivoluzionario meraviglioso che cura la nostra salute, che aiuta l'umanità intera ad essere alimentata in un modo adeguato, che aiuta il pianeta a non essere sfruttato così come lo stiamo facendo adesso e aiuta questi esseri, queste creature sensibilissime e straordinarie che sono gli animali a non subire più queste torture, queste uccisioni, sevizie che in tutto il mondo miliardi di animali subiscono. Essere vegani è un atto concreto per creare un mondo diverso, un mondo migliore. Secondo i dati del rapporto Italia 2013 dell'Eurispes, sono circa 6 milioni i vegetariani e 600.000 i vegani in tutta Italia. L'alimentazione vegetariana o vegana è la scelta più saggia alla portata di tutti, ha sottolineato Walter Caporale, presidente di Animalisti Italiani Ollus. Bisogna essere vegani o vegetariani per contribuire a salvare la vita non soltanto a centinaia di milioni di animali, ma anche a milioni di bambine, milioni di persone che muoiono di fame nel sud del mondo proprio per responsabilità di chi consuma carne. Al termine dell'evento, volontari vegani hanno consegnato ai passanti frutta e verdura gratis. Vegan Beauty, go veg!